contento di essere qui in mezzo a voi. Una chiesa locale nella quale sono già stato presente per altri interventi e qualche anno fa per un ritiro dei sacerdoti a Serra San Bruno, che ricordo come uno dei momenti vissuti in maniera di comunione e di condivisione delle nostre speranze e delle nostre fatiche. Io ringrazio per questo invito il vostro vescovo, lo conosco da tanti anni, ho un debito di gratitudine verso di lui quando era alla congregazione dei religiosi, ma poi l'ho sempre seguito con molta stima e devo dire che se posso dirgli di sì, è con il cuore che glielo dico, con una convinzione di poter dare il mio umile contributo alla sua azione di vero pastore in mezzo al suo popolo. Il vescovo mi ha presentato prima con parole troppo buone. Voi sapete che l'umiltà è una virtù che si impara solo con le umiliazioni e che non si mostra con le dichiarazioni. Quindi non intendo fare nessuna dichiarazione di umiltà dicendo che tra voi voglio semplicemente essere innanzitutto un eco il più possibile schietta della parola di Dio. La parola di Dio che certamente è stata meditata, contemplata e poi edita anche da Papa Francesco nelle sue esortazioni apostoliche. Il Vescovo mi ha chiesto di darvi dei punti salienti dell'Evangelii Gaudium e poi qualche chiave per la comprensione dell'esortazione uscita nei giorni scorsi. È difficile che l'abbiate già potuta leggere perché sono 10 giorni che edita, non di più, gaudete ed esultate, ma io cercherò il più possibile di condividere con voi i miei pensieri, non dando per scontato la lettura e l'assiduità a questi testi. Certamente, quando uno deve fare l'operazione di leggere dei testi del Magistero, sceglie delle vie. Una via sarebbe quella didascalica, di dirvi, ecco, l'esortazione apostolica si snoda così, primo punto, secondo, e farvi una presentazione che è una parafrasi, ma io non sono capace, penso che non vi serva. Credo in un'altra opzione che faccio e che magari può essere poi completata dai vostri interventi, le vostre domande alla fine dei nostri incontri, che è quella semplicemente di fare un discernimento, di cui mi prendo tutta la responsabilità, di alcune parole che possono essere profetiche e significative per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. D'altronde Papa Francesco ha la consapevolezza, e l'ha detto più volte, che questa sua esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, è una esortazione che lui vorrebbe ispiratrice della pastorale in tutte le chiese, ma soprattutto in Italia. L'ha chiesto ai vescovi nel convegno di Firenze e più volte sono stato testimone
di dialoghi suoi in cui chiede a qualche vescovo italiano ma a che punto siamo con l'acquazione dell'Evangelii Gaudium qui nelle chiese italiane. Gli sta particolarmente a cuore. È un'esortazione fatta da lui e che in qualche misura non è certamente una risposta al sinodo sull'evangelizzazione. A quel sinodo io ero presente come esperto, alla fine abbiamo presentato delle proposizioni al Papa, dalle quali normalmente il Papa trae poi l'esortazione apostolica post-sinodale. Il Papa, possiamo dire, ha preso queste nostre preposizioni, le ha messe là e le ha lasciate là. Qualche volta sembra che ci sia una traccia, in realtà non c'è. Credo che la stesura finale non fosse assolutamente in sinfonia col suo pensiero e invece ha voluto darci un documento che parte effettivamente dal suo cuore. Vi posso dire che Evangelii Gaudium l'ha scritta lui. Poi certo, ci sono stati, come sempre, chi l'ha rivista, chi ha compilato, chi ha cercato qualche volta di sviluppare il pensiero a partire dai suoi scritti di tutto il suo episcopato. Però è qualcosa di veramente suo, così come lo è, ma lo dirò in forma diversa, Gaudete et exultate. Voi trovate davvero lì Papa Francesco, il suo cuore di vescovo, il suo cuore adesso di Papa e il cuore anche di un uomo che certamente non dovete dimenticarlo, e questa forse è la prima volta nei tempi moderni che voi conoscete, è anche il cuore di un gesuita. In lui è molto forte l'essere gesuita, non dimenticatelo. La sua formazione, il suo cammino è gesuita. Questo lo dico perché da un lato ci deve far capire certe sue proposizioni e certe sue proposte. D'altro lato è nostro dovere che a partire da quei dati noi non ci fermiamo, ma che vediamo più in globale, con altri contributi di altre vie, di altre spiritualità, quello che è necessario alla Chiesa. Sarebbe fargli torto se noi lo seguiamo in una maniera non intelligente e non creativa. Vi faccio un tipico caso. Lui parla di discernimento. E ne parla in tutti i testi, ma soprattutto in Gaudete et Exultate. È il discernimento della scuola di Loyola, non è il discernimento di tutta la tradizione della Chiesa. Prima di Sant'Ignazio di Loyola ci sono stati almeno 13 secoli di meditazione sul discernimento in Oriente e in Occidente, a partire da Origene, dai padri del deserto, e la dottrina del discernimento è molto più grande. Certo, lui soprattutto dà la via di Sant'Ignazio, però sta a noi a leggere con intelligenza e a ricreare, vedere l'ispirazione, l'indicazione, ma come sempre usando le nostre facoltà, i doni e le ricchezze che possediamo, altrimenti finiamo per restringere e mortificare proprio il suo magistero. Quindi all'interno di questa mia presentazione io sarò fedele al testo, alle ispirazioni, ma certamente allargherò, darò più respiro, perché possiamo leggere questo testo che è del cuore di Francesco, ma con il cuore della Chiesa universale di tutti i secoli, con tante vie di spiritualità e non solo quella percorsa da lui come gesuita. Papa Francesco,
ha voluto questa esortazione per chiedere, sue parole, una conversione pastorale e missionaria che non può lasciare le cose come stanno. Evangelii Gaudium 25. Vedete, c'è qui una proposta forte. Non può lasciare le cose come stanno. Quindi questa conversione pastorale e missionaria, che altre volte lui chiama anche riforma della Chiesa, è per lui un'urgenza. Un'urgenza che deve segnare l'inaugurazione di una nuova tappa dell'impegno di vivere la Chiesa e di darle uno slancio missionario. Il testo si presenta a noi molto pastorale, ma noi abbiamo tutti imparato, a partire da Papa Giovanni XXIII, che quando si dice pastorale noi non vogliamo diminuire la qualità e l'autorevolezza di un testo, come se pastorale fosse in qualche misura minore che teologico. No! Pastorale è la forma con cui il teologico diventa ciò che la Chiesa vive, quale gregge guidato dai pastori. Papa Giovanni, vi ricordate, disse questo è un concilio pastorale, ma non voleva dunque dire un concilio subordinato a quelli dogmatici come se avessero un'altra qualità. Perché sempre un concilio dogmatico deve essere pastorale, avere una dottrina che diventa pastorale, e sempre un concilio pastorale deve avere come fondamento la dottrina che resta unica e che resta incentrata su Gesù Cristo. Gli accenti sono diversi. Il termine conversione pastorale, che può sembrare molto strano, è certamente un termine che appare, fa bene sentirlo, negli orientamenti della Chiesa italiana per il terzo millennio. Annunciare il Vangelo in un mondo che cambia, qualcuno se lo ricorderà. Là è apparsa l'espressione che voleva già dire questo, quindi il Papa in realtà la media da un testo dell'Episcopato italiano, anche se non lo cita, ma vuole dire ciò che è urgente un cambiamento di paradigma, un cambiamento di stile, un cambiamento di atteggiamento con cui la Chiesa vive il Vangelo eterno e la sua fede in Gesù Cristo che non cambia mai. Ma ogni epoca ci ha dato una Chiesa diversa. Io spero che mi capiate, noi siamo abituati nel monolitismo occidentale cattolico a parlare di un cristianesimo. No, i cristianesimi sono al plurale. Basta guardare la storia della Chiesa. C'è stato un cristianesimo siriaco, c'è stato un cristianesimo giudaico, c'è stato un cristianesimo bizantino, c'è stato un cristianesimo slavo, c'è stato un cristianesimo romano, c'è stato un cristianesimo barbarico portato dai barbari. Certamente la Chiesa Cattolica è una sintesi di tutti questi contributi, ma il suo statuto è plurale, plurale, plurale. E noi oggi dobbiamo abituarci a questa pluralità che spaventa, io lo so che spaventa molti, perché eravamo abituati a centrare tutti sull'uno. Un solo Dio, un solo Gesù Cristo, una sola Chiesa, e questo resta. Ma poi di lì, tendenza, un solo rito, una sola spiritualità, un solo stile, no. Ormai i segni dei tempi e i segni dei luoghi, categoria a cui non siamo abituati, segni dei luoghi. Papa Giovanni aveva aperto la categoria dei segni dei tempi, vi ricordate, nella Gaudet Mater Ecclesia dell'11 ottobre del 62, ma noi oggi scopriamo i segni dei luoghi.
e li scopriamo con ansia e con paura. E il sinodo ultimo, quello sulla famiglia nelle due tappe, ci ha mostrato questa verità che sarà molto difficile per noi cattolici accogliere, che le aree culturali ormai pesano molto, pesano sulla fede, pesano sulla morale, pesano sull'etica. Un tempo pesava la lingua e il rito liturgico, adesso addirittura l'etica, per cui ciò che i cristiani eticamente sentono nel nord Europa è un abisso di distanza rispetto a ciò che i cristiani nell'etica, nella morale sentono eventualmente in Africa. E diventa difficile per la Chiesa avere una sola parola. Noi stiamo entrando in un tempo in cui una sola parola anche del magistero papale del Papa, credetemi, diventerà sempre più difficile. Perché ormai le culture sono disparate e con le culture sono disparate i modi di vivere il cristianesimo e sono disparate le etiche cristiane. Non abbiamo più la stessa etica. Nei paesi del nord si arriva al punto di pensare, credo che l'avete sentito, di pensare che la Chiesa accompagni certe storie d'amore che contraddicono certamente la rivelazione cristiana così come l'abbiamo mantenuta fino ad oggi. Attenzione, non parlano di matrimonio sposalizio, non sentite certe sciocchezze, ma accompagnare con misericordia fino a dare diritto a dei cammini che hanno un orientamento omosessuale, e in certe altre zone si continua a pensare che quello sia il grande peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. E il sinodo non è riuscito a dire una parola, ha chiuso l'argomento, perché oggi non è possibile. Ma questo vi dice la diversità. Io una volta ho confidato a Papa Benedetto XVI, avendo goduto della sua amicizia santità, lei ha scritto una lettera enciclica straordinaria, la migliore dei tempi moderni, Deus ex Caritas, l'avete presente? Dio è amore, teologicamente un canto all'amore cristiano unico. Ma questa enciclica, gliel'ho detto, va bene per l'Europa, là dove c'è il fondo della cultura greca. Ma per un cattolico del Medio Oriente, sentir parlare di Eros, di Filia e di Agape, non sente nulla. Sono categorie filosofiche e culturali che gli sono estranee e occorrerebbe che lei facesse ritradurre questa enciclica per il mondo orientale, forse anche per l'Africa e per il Sud America. Noi siamo in questa situazione. Beata, non abbiamo paura. Qualche volta ci mette ansia, perché abbiamo fiducia che il cristianesimo ha avuto tanti balzi in avanti da fare e li farà ancora. Ma certo, un balzo che chiede è quella di una conversione pastorale. Cioè si tratta con coraggio, dice il Papa, di preparare una Chiesa non più preoccupata di autoconservarsi, ma una Chiesa che incontra la società d'oggi. Significa invertire al cammino, non chiedere agli altri di andare verso di noi, ma noi di raggiungerli là dove sono e senza giudicare in primo luogo la loro situazione di fede o la loro qualità morale. Significa lasciare le sicurezze e le protezioni del porto per inoltrarci su acque profonde, in mare aperto, alla ricerca di altri lì disconosciuti e terre che noi non supponevamo. Significa per la Chiesa, ecco un verbo caro al Papa,
uscire in un movimento di estasi, ecstasi, per non guardare più a se stessa, ma a quel mondo che Dio ha tanto amato e per il quale ha dato il suo Figlio Gesù Cristo. Significa per la Chiesa non voler stare al centro o al di sopra degli altri, ma chinarsi ai loro piedi per lavarli, averne cura, servirli. Significa smettere di avere paura, ma rischiare l'incontro con quelli che sono altri, diversi, o addirittura sono contro di noi, perché solo l'incontro gratuito può mutare delle posizioni paralizzate. Parlando a dei presbiteri di questa esortazione, un vescovo, non troppo lontano dalla mia diocesi, in un ritiro, disse: ah, questa lettera Evangelii Gaudium, ma non statevi a leggerla, è una lettera per campesinos. Il Papa l'ha saputo. E un giorno mi dice: senti un po', hai sentito dire che è la lettera per un campesino? Eh sì, santità. Beh, digli quando trovi questo mio confratello, che io sono molto felice che sia per i campesini, perché significa che anche la gente semplice può capirla. Ecco, è una lettera così. È una lettera in cui chi è abituato a leggere il Magistero di Pio XII, di Paolo VI o di Benedetto XVI, qualche volta si trova scosso. Il Papa ha un gergo qualche volta, tipico di immigrati sudamericani, argentini, c'ha delle frasi lampo che certamente dicono: ma non è proprio stile alto teologico, non è proprio stile papale, ma nella lettera ci sono e hanno il loro significato. Vi leggo alcune di queste espressioni che sono come un ritmo. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di quaresima senza Pasqua. È un tema che gli è caro. Non sopporta i cristiani con le facce triste. Non sopporta. Oppure il confessionale non deve essere una sala da tortura, ma il luogo della misericordia di Dio. Altra, la Chiesa non è una dogana, è una casa paterna dove c'è posto per quelli che hanno una vita faticosa. Oppure fa dei ripetuti inviti, questo è un po' il gergo spagnolo, un po' sovrabbondante, barocco. Non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario. Non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione, non lasciamoci rubare la speranza, non lasciamoci rubare la comunità, non lasciamoci rubare il Vangelo, non lasciamoci rubare la fraternità, non lasciamoci rubare la forza missionaria. Vedete, un ritmo che certamente non ci dà quel documento come noi ce lo saremmo aspettati. E poi ha queste immagini che da un lato colpiscono, dall'altro vi devo dire che ho paura, perché creano sovente un gergo poi a livello di chiesa in cui si fanno tanto per ripetere, ad esempio la chiesa in uscita. Ormai se uno non mette la chiesa in uscita non sembra più fedele a Papa Francesco. Ma o la si usa con intelligenza, ma è solo per usare una chiesa in uscita, sembra che si parli di quella che va a fare le spese al mercato. No, chiesa in uscita certamente non è una formula detta teologicamente, ma per lui ha il suo valore. È una chiesa che non sta arroccata, una chiesa che non ha le mura, che non si sente cittadella. Pensate negli anni della mia giovinezza,
la Chiesa era così. C'era il mondo che erano i nemici, una società che si opponeva, militante, c'era un ateismo militante. Non è che la Chiesa si inventava il nemico, c'era, e allora si asserragliava. E anche pensate iniziative profetiche in Italia, come quelle di Don Giovanni Rossi, a Assisi, significativamente portava il titolo Cittadella Cristiana. E in quel logos c'era una città con le mura. Eravamo così asserragliati, chiusi, gli altri dovevano venire. Extra ecclesia nulla salus. E noi sovente eravamo cristiani che dall'alto del monte guardavamo il monte sotto e dicevamo ecco la Sodoma e Gomorra. Ma noi eravamo fuori e non ci rendevamo conto di essere abitanti noi di Sodoma e Gomorra con la stessa cittadinanza degli altri, perché siamo nel mondo come i cittadini di Sodoma e Gomorra. Con Baltasar aveva scritto un libro proprio a inizio del concilio, qualcuno lo ricorderà, e con Baltasar era un tradizionalista, ma di quelli tradizionalisti, non aveva nulla di innovatore, sia certo, lo conoscevo bene. Abbattere i bastioni era il titolo di questo libro, perché anche lui sentiva che la Chiesa si era asserragliata dei bastioni. E certo Paolo VI, soprattutto con l'Ecclesiam Suam e con il suo magistero di dialogo con la modernità, aveva già fatto molte uscite verso il mondo contemporaneo. Poi indubbiamente un tempo di nuovo di diffidenza. Il Papa significativamente vuole invece una Chiesa in uscita, nel senso che faccia come Gesù. Vada a cercare gli uomini dove sono, non aspetti che gli uomini vadano a lei. E credo che questa è ciò che vivete esistenzialmente ogni giorno. Ormai noi abbiamo porzioni della Chiesa che mancano, mancano! E infatti arriviamo a un linguaggio veramente non coerente con la nostra situazione. Che tristezza quando sento la locuzione la Chiesa e i giovani. Perché la Chiesa e i giovani? I giovani sono una porzione della Chiesa, eventualmente la porzione della Chiesa che manca, la Chiesa e le donne. Ma le donne sono in fuga dalla Chiesa, questa è la verità, che ormai non si trovano al nord più nessuna catechista perché le donne se ne vanno. E se ne 2000 le assemblee domenicali nel nord erano 70%, 68-70% donne e 30% uomini. Adesso da noi sono pari, ma non perché gli uomini sono aumentati, ma perché le donne hanno preso la fuga dall'Eucaristia domenicale. Allora dobbiamo renderci conto che queste realtà che mancano o cominciano a mancare, dobbiamo andarle a cercare, dobbiamo andare là dove sono, dobbiamo cercare di percepire con uno sguardo visionario quelle fessure, soprattutto tra i giovani, in cui possiamo innestare il Vangelo. Perché per i giovani la parola di Dio dice più nulla, ve ne siete accorti, dice più nulla, Dio non gode di buona fama. A un millennial, un giovane nato attorno al cambio del millennio, e per questo si chiamano millennial ormai in tutto l'Occidente, Dio non interessa più. La mia generazione, querere Deum, si riempiva il cuore. Provate a dire a un ventenne cercare Dio. Sono tutti convinti che si vive una vita bene senza credere in Dio. E anzi Dio lo associano al terrorismo, lo associano all'intolleranza, alle grandi religioni per il quale Dio è Dio, l'Islam o l'ebraismo o altro. La Chiesa, parole di Benedetto XVI, è diventato uno dei grandi ostacoli per credere. Cosa ci resta a noi?
se non davvero l'evangelizzazione nel senso di cercare fra le fessure della società di rimettere Gesù Cristo. Il Vangelo è Gesù Cristo. Gesù Cristo che è il Vangelo e il Vangelo è Gesù Cristo. Perché oggi noi riusciamo a capire pienamente ciò che abbiamo capito in parte, ma non pienamente per mille secoli, per 2000 anni. Quelle parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Nessuno ormai può andare a Dio, al Padre, se non attraverso di me. Noi per anni andavamo a Gesù Cristo attraverso Dio, perché il mondo era incantato, il mondo era popolato da dei. Ma il mondo ha perso il suo incanto. Dio non è più evidente. Il mondo è disincantato, secondo la formula di Gaucher. E noi dobbiamo renderci conto che c'è stata una rottura nella trasmissione della fede, fatta da quella generazione, perché quella generazione è responsabile, che va dai 40 ai 55 anni attuali, che sono quelli che si dicevano cattolici e dicevano ai figli andate in chiesa, ma loro non ci andavano più. E quando i figli hanno capito che questo era il giochetto, non sono andati neanche più loro, perché hanno capito che quei genitori non avevano nessuna fecondità della fede, avevano una fede sterile. E notate che questi sono dati anche che leggono i sociologi. È uscito in questi giorni un libretto di Armando Matteo in una collana di commento all'Evangelii Gaudium. È un prete vostro. Molto preciso su questa responsabilità, in cui dice smettiamo di dire la prima generazione incredula, forma sua, o di Garelli, la prima generazione di atei. Perché in realtà la rottura è avvenuta prima. E guardate bene nelle vostre parrocchie, la grossa difficoltà sono quei credenti tra i 40 e i 55 anni. Perché la generazione prima, 68, nel bene e nel male ha tenuto una certa militanza. Poi è venuta questa che non ha sentito più la forza di dare il testimone. E adesso noi ci troviamo con questa generazione lontana dalla Chiesa. Ecco perché una Chiesa in uscita, una Chiesa che non impone, ma neanche propone. Il Papa ama molto, voi sapete, quello che dice San Francesco nella Regola. L'ha già citata, io non faccio statistiche, non so bene usare il computer, ma su registrazione l'ha usata più di 20 volte. Quando San Francesco dice i miei frati vadano in mezzo agli infedeli e se Dio loro lo concede, dicono una parola del Vangelo, altrimenti siano contenti di vivere da cristiani che questo basta. Noi oggi sovente non abbiamo più la possibilità di dire una parola del Vangelo, non perché ci sia vietata nelle nostre società, ma perché c'è indifferenza. C'è indifferenza. C'è ormai questa situazione di una terra di mezzo in cui non c'è una militanza atea, anzi l'ateismo è morto di cure palliative, di una dolce morte. Ve ne siete accorti tutti, più nessuno dice di essere ateo. Neanche i miei grandi amici atei filosofi ormai dicono no, noi non possiamo dire di non credere in Dio, ma non possiamo dire neanche che Dio non esiste. Questo ormai è diventato la morte dolce dell'ateismo militante. Però la terra di mezzo è l'indifferenza, è l'indifferenza. E in questa indifferenza chiede una Chiesa in uscita. Certo, questa esortazione del Papa è un'esortazione che prosegue, ve ne siete accorti, il Papa non ha paura, l'Evangelii Nuntiandi di Paolo VI. Continua a dire che il più grande testo sull'evangelizzazione era quello di Paolo VI. Salta, lo dico io se non lo dice lui, tutti i documenti successivi sull'evangelizzazione, e propone invece
questa nuova strada che lui fa. Allora io vi estraggo alcuni punti. Il primo, ci sarebbe molto da dire, ma poi voi andando all'esortazione li trovate. Il primo è: il Vangelo è un annuncio di gioia. Il Papa, mi permetto di dire una parola, è ossessionato dalla gioia. Lui vuole che il cristianesimo sia gioioso, che la comunità cristiana sia gioiosa, che i cristiani sorridano, abbiano una gioia. Certamente deve essere uno, un po' più di anni di me, ma chi della mia generazione, qualcuno tra di voi c'è, che fu molto ferito in giovinezza da quel visionario che era Friedrich Nietzsche. Non dimentico quando a 12-13 anni leggevamo Nietzsche, era il grande visionario, e sentivamo quelle sue parole: voi cristiani con queste facce tristi, voi impedite al Vangelo di percorrere la terra. Nietzsche ci diceva questo. In un altro passo dice: ma imparate a cantare delle canzoni, forse mi convincete un po', ma con quelle facce dure, triste, rigide, mi fate solo orrore. Il Papa, con le probabilità come me, gli hanno fatto male queste parole da giovane. E come io ho sempre detto, la vita cristiana è una mia formula buona, ma anche bella e gioiosa, beata. Lui ripiglia queste tre qualità. Che la vita cristiana sia buona, la Chiesa l'ha sempre detto. Che sia bella l'ha detto raramente. Anzi, sovente l'ha fatta pesare come un insieme di precetti in una visione dolorista che si porta alla croce. Sì, si porterà alla croce, ma è anche una vita bella. La vita cristiana è una vita bella. Gesù ha fatto la vita bella, ogni tanto io dico ai preti, sovente più bella di quella che fate voi. Leggete bene il Vangelo, è mai stato solo e isolato. Aveva degli amici da cui andava a cena e che gli preparavano da mangiare e che lo accoglievano a Betania. Ha avuto la possibilità di amare Maria Maddalena, la discepola amata, un discepolo amato, Marta, Maria e Lazzaro. Non era morsicato dalla pastorale a tal punto di non aver tempo a contemplare la vita, il mondo, la natura, perché di lì ha tratto le parabole. Ha fatto una vita bella. Certo, ha avuto l'ostilità e ha avuto alla fine la croce, ma sapete, quando uno ha e sa una ragione per cui vale la pena dare la vita, spenderla, ha anche una ragione per cui vale la pena vivere ed è felice e beato. Il Papa vuole una vita cristiana gioiosa. Vi faccio notare, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, torna la gioia, gaudete ed esultate. Ieri sera, sbirciando prima di dormire, addirittura ho visto che un documento sulle università cattoliche l'ha intitolato Laetitia Studiorum, la gioia degli studi. Allora, ci prepariamo che tutti i suoi documenti avranno come titolo latino Laetitia, Gaudium, gioia, gaudete, esultate. Ma perché lui sente un vero impegno. La comunità cristiana deve pigliare un volto gioioso. Sapere che ha trovato il tesoro del campo, per cui si abbandona tutto e si è felice come l'uomo della parabola. Una Chiesa che gli uomini vedano che è convinta ed è gioiosa. D'altronde, voi sapete cosa significa Evangelium. Evangelium è gioiosa notizia. Non è solo notizia, è gioiosa, che porta gioia. Noi ci dobbiamo interrogare: il Vangelo che annunciamo porta gioia? Siamo dei messaggeri gioiosi, come dice Isaia 52? Attenzione, credo che mi conosciate un po', non la gioia del sorriso,
assolutamente per carità e per bontà, che poi diventa una smorfia terribile. No, la gioia robusta di chi nel cuore sa la grazia di un amore immeritato sempre che Dio gli ha dato dandogli la fede. Secondo punto, una Chiesa in stato di conversione. Il Papa non dice nuove cose su questa centralità della parola di Dio, perché certamente la Dei Verbum del Concilio e poi anche la Verbum Domini di Papa Benedetto XVI hanno raggiunto l'apice, sono andati al di là della scienza acquisita dagli esegeti e dai teologi, ve lo posso dire, soprattutto la Verbum Domini di Benedetto XVI, la esortazione apostolica dopo il sinodo sulla parola di Dio. Però lui dice attenzione, la novità che lui apporta, questa parola di Dio deve avere egemonia, centralità, primato assoluto, non deve essere un'attività aggiunta alle altre della Chiesa, ma deve essere il cuore pulsante, perché la parola di Dio è un seme che ha una forza, un'efficacia, che si realizza nei modi impensati, lui dice. Modi che noi non controlliamo, che noi non vediamo. Soprattutto voi che siete presbiteri, voi che seminate la parola, l'annunciate, qualche volta siete scoraggiati perché vedete sterilità e pochi frutti. Fa nulla. La parola è capace di fiorire dove voi non ve l'immaginate. L'importante è che voi annunciate la parola. Quando ero piccolo c'era una liturgia che adesso qualcuno ha rimesso, ma che me ha dato tanto, tanto per la mia postura di assiduità alla parola di Dio. I più vecchi se la ricorderanno, ma devono essere vecchi vecchi come me. Il giorno dell'Epifania, nei Vespri, il parroco a un certo punto usciva dal presbiterio sotto la cupola, si usciva coi chierichetti, la croce, il Vangelo, e ci faceva leggere il Vangelo in latino rivolto a est. Io sapevo il greco e mi faceva leggere il Vangelo in greco rivolto a sud. Poi leggeva il Vangelo in italiano a ovest. Eravamo un paese di agricoltori, viticoltori, di 700 anime nel Monferrato. Ma lui diceva, perché era l'annuncio della Pasqua che allora si faceva, sapete, perché subito dopo diceva, cari fratelli, vi dico che quest'anno celebreremo la Pasqua il giorno tale. Il vecchio rito dell'annuncio pasquale cominciato in Egitto con Atanasio, e lui diceva per spiegare alla gente, io annuncio il Vangelo, greco, latino, italiano, non mi importa, se risuona da qualche parte darà frutto. E mi ricordo che diceva, ce lo dicono gli Atti degli Apostoli, quando a Gerusalemme arriva la notizia che in Samaria ci sono dei cristiani. Ma nessuno degli apostoli era andato a predicare, nessuno. Ma come mai spuntano cristiani e Pietro e l'altro devono mandare Pietro e Giovanni a visitarli? Chi era? Ecco, il Papa ha questa concezione che non è magica della parola di Dio. Ecco perché il primato del Vangelo. E lui poi certamente insiste che tutta la parola di Dio, certamente la Bibbia, ma insiste di più sul Vangelo. È un uomo consapevole della povertà delle nostre comunità. È un uomo consapevole che noi non possiamo far leggere un augurio, l'ho fatto tante volte anch'io nella mia ingenuità e nel mio fervore giovanile di dire ai cristiani leggete la Bibbia. È un'operazione talmente difficile oggi che poco si concilia anche con i ritmi del tempo. Ma leggete il Vangelo, il Vangelo, il Vangelo, perché il Vangelo è Gesù Cristo e Gesù Cristo è il Vangelo. Quello non manchi mai.
e quindi questo primato. Poi un altro punto forte di questa esortazione è una evangelizzazione in uscita, la quale deve raggiungere tutte le persone che ne sembrano escluse. È chiaro che c'è una grande attenzione per i poveri. Fin dall'inizio ha detto: come vorrei una chiesa povera e dei poveri. Viene dal terzo mondo, viene dall'emisfero sud. I poveri certamente sono una presenza molto più eloquente di quanto lo sono per noi. Non che non ci siano i poveri tra di noi, ma non sono certo nelle loro condizioni e non sono a livello di popoli in povertà. Da noi i poveri ci sono, ma sono una minoranza. Per loro è un altro sentire il povero e le realtà di povertà nel mondo. Per cui, certamente voi vedete tutto il suo magistero impegnato e per il mondo dell'immigrazione, per l'accoglienza. Questo per lui è veramente un anelito forte, i suoi gesti, le sue parole. Lui veramente è un uomo che ha molto, come posso dire, ha molto frequentato i padri, i grandi padri dei poveri, San Basilio, San Giovanni Crisostomo, e ne ha preso l'espressione. È il primo Papa che ha il coraggio di dire che la carne del povero è la carne di Cristo. È il primo Papa. È il primo Papa che ha il coraggio di dire sacramento del fratello nel povero e sacramento nell'Eucaristia. E quando arriva a dire toccate la carne del povero, mettete le mani nelle sue piaghe come si mettono, a un realismo che qualche volta ci spaventa per il nostro linguaggio. Ma lui è così, lo vedete anche fisicamente, quando scende dalla Papa Mobile, lui abbraccia, tocca, si fa abbracciare, è il contrario di Benedetto XVI, ma ogni Papa ha il suo stile e sia benedetta la diversità. Ai miei tempi si diceva, Papa Giovanni Paolo II lo si va a vedere, Papa Benedetto lo si va a ascoltare, Papa Francesco lo si va a toccare. Un po' è vero. E lui si fa toccare e ama quei poveri. Io l'ho visto alcune volte, di sera, al buio, al colonnato di San Pietro, il quale passa con le limosiniere a dare dei soldi a quelli che bivaccano e hanno questi straccioni e queste coperte sotto il colonnato. Ne sente il bisogno, ha sempre fatto così. Non sono gesti teatrali, ma accanto a questi poveri l'altro tipo di povertà, i peccatori. Io credo che il grande insegnamento che ci dà il Papa, la nostra Chiesa, l'ha dato a me, è veramente questa misericordia con i peccatori. Lui si sente come Gesù che stava a tavola con i peccatori manifesti e con le prostitute. A Buenos Aires andava a trovare le prostitute nelle loro case, frequentava i tram, andava in mezzo a prostituti e ancora oggi lo fa, li riceve, non ha paura di sporcarsi, non ha quel senso di purità, non ha paura che la comunità cristiana qualche volta si ribelli a questo. Io capisco bene, voi che siete preti, ma se frequentaste delle prostitute, ma pensate alla vostra gente come pensa con l'occhio cattivo che ha il giorno dopo. Pensa come quel fariseo quando Gesù si lasciava toccare e baciare da quella donna. O questo qui è un ingenuo che capisce niente, oppure questo qui è un furbacco che ci sta. Direbbero così anche di voi. Eppure noi siamo chiamati a avere questo contatto senza paura con i peccatori, raggiungerli dove sono e annunciare la misericordia. Il Papa è convinto di una cosa che vi dico, e spero che con intelligenza.
Il peccato resta una contraddizione a Dio, alla sua volontà, al Vangelo. Ma il peccato è la prima possibilità che abbiamo per conoscere Dio. È nel peccato che noi conosciamo la misericordia di Dio. Senza il peccato noi non conosciamo la misericordia di Dio. Ricordatevelo. Per cui, se noi siamo onesti, la nostra vita è un cadere continuo. Cadere continuo. C'è una preghiera di Sant'Efrem, che tra l'altro viene detta costantemente nella Chiesa ortodossa e ripetuta ogni giorno della Quaresima, che dice: Signore, declinano i miei giorni, che sto diventando vecchio, e crescono i miei peccati. Chi può dire che non è così? Non è vero che diventando vecchio pecchiamo meno. Diventiamo vecchi e accumuliamo più peccati. Cadiamo e ci rialziamo, cadiamo e ci rialziamo, cadiamo e ci rialziamo ancora. Questa è la vita cristiana. Non è una vita perfetta in una inarrestabile ascesa verso la virtù o la perfezione. Il Papa lo dice nella Gaudete Exultate. Ma per cadute successive e ricominciare successive, come diceva Gregorio di Nissa, noi arriviamo al regno costantemente perdonati, santificati, perché l'incontro con Cristo, Cristo non ha paura di dare la mano degli impuri, di dare la mano dei peccatori, perché in quel momento Lui prende il nostro peccato e ci comunica la sua santità. Il Papa è convinto di questo, e quindi una Chiesa misericordiosa, e quindi il Sinodo sul matrimonio e sulle storie difficili, sulle storie che contraddicono il Vangelo. Attenzione, non è che la Chiesa cambi. L'indissolubilità del matrimonio è fondamentale. La Chiesa cattolica vi rinuncerà mai, mai, mai. Non è chiara così nelle Chiese ortodosse, non è chiara così nelle Chiese della Riforma. Ma la Chiesa cattolica dei secoli sull'indissolubilità ha giocato la sua comunione e non ci rinuncia. Ma una volta che la legge è infranta, come per l'adultera di Giovanni VIII, neanche io ti condanno, va e non peccare più. Infranta la legge, regna la misericordia. Infranta la legge, regna la misericordia. E il Papa ha voluto aprire dei cammini lì, con Amoris Laetitia. Io sono cosciente che come Chiesa siamo impreparati a questo cammino. Sono impreparati i laici, siamo impreparati noi, gente di Chiesa nella sua differenza, voi preti, noi monaci, perché ad esempio il discernimento non è qualcosa che sia alle nostre spalle che abbiamo esercitato. Siamo abituati di secoli semplicemente ad accettare ciò che ci viene detto, senza un passaggio nelle profondità nostre con l'operazione del discernimento. E il Papa chiede di discernere là dove c'è un cammino in cui la misericordia non solo li conferma nella Chiesa, perché queste persone sono sempre state parte della Chiesa. La Chiesa ha mai detto che sono scomunicati i divorziati, mai, o che sono scomunicati quelli che fanno storie d'amore non conforme al piano di Dio dell'uomo e della donna. Mai, mai. Ma si tratta certamente per loro di mostrare il volto di misericordia di Dio. E non è facile, perché possano fare nella loro povertà il viaggio verso il regno. E il Papa, a questo proposito, lui ha introdotto il criterio della gradualità e il criterio nella Gaudete Exultate della proporzionalità, cioè si diventa santi con tappe diverse e modo diverso, e non si diventa santi misurati con la misura di un grado di perfezione. Qualcuno diventa santo con piccoli passi,
qualcuno raggiungerà forse dei vertici, ma in realtà Dio non chiede a tutti la stessa santità, non chiede a tutti la stessa osservanza della legge. E lui cita Sant'Agostino: Signore, non quello che vuoi tu, ma quello che tu mi dai la forza di fare, questo aiutami a farlo, per il resto non sono capace a fare tutta la tua volontà. Dunque vedete una chiesa di misericordia. Parla poi ancora, è molto importante questo, di una chiesa in dialogo. E lo vedete, è un Papa che fa il dialogo veramente in una maniera che qualche volta gliel'ho detto, lei lo fa in maniera eroica. Credo che voi tutti l'avete visto, sull'ecumenismo. Lui è capace di umiliarsi di fronte agli altri. Noi avevamo avuto un esempio di umiliazione, ma anche qui solo i più anziani lo ricordano. Paolo VI, quando un giorno si inginocchiò di fronte al metropolita del patriarcato ortodosso, chiedendo perdono per ciò che la Chiesa aveva fatto. E ci fu, il mese dopo, un commento su una rivista cattolica italiana, Renovazio, a firma di Gianni Baget Bozzo, il quale diceva: che vergogna a cui siamo giunti che un Papa si inginocchi di fronte a un barbone bianco. Paolo VI lo fece. Ebbene, nella stessa linea è Papa Francesco. Tutti i patriarchi li ha incontrati. Il patriarca di Mosca, voi sapete, se ne parlava già con Giovanni Paolo II, ma era impossibile, perché vi immaginate un russo che accetta di incontrare un polacco. Piuttosto gli sfavano eventualmente tutte le barriere, ma non facevano un coso simile. Ha tentato Papa Benedetto, ve lo posso dire perché essendo in questo dialogo tra chiese molto impegnato, si è pensato a Bari, si è pensato a Panoalma, luogo neutrale, niente da fare. E poi il Papa ha scritto al Patriarca Cirillo: io sono tuo fratello, io voglio incontrarti. Dove vuoi, come vuoi, alle tue condizioni. Nessuna risposta. Di nuovo, dove vuoi. Allora, prima condizione, non dove ci sia la gente. Non ci sia un popolo che applaude o che dica qualcosa. Che non ci sia un effetto multimediale sull'evento, che sia riservato da qualche parte un incontro privato, senza delegazioni, senza nulla. Il Papa viene a sapere che il Patriarca è a Cuba. Lui sta andando negli Stati Uniti, attenzione, non a Cuba. Scrive e dice: io sto andando negli Stati Uniti, so che Sua Santità è a Cuba, io verrei a trovarla a Cuba. L'altro dice: sì, in una sala dell'aeroporto, senza testimoni, vengo. Ed è andato. In Georgia è andato, nessuno ha partecipato alla messa cattolica del Papa, nessuno della Chiesa ortodossa. Lo sapeva e è andato per incontrare quella Chiesa, in una zona che i cattolici sono inesistenti. Quando c'è stato il memoriale della Riforma, ve lo posso dire, se ne è parlato prima al Pontificio Consiglio e si diceva: abbiamo nulla da festeggiare, perché per noi è stato lo scisma, è stata l'eresia, è stata la condanna, possiamo far nulla, facciano loro i protestanti. Il Papa viene a sapere la cosa e dice: sì, non abbiamo nulla da festeggiare, è vero.
però insieme possiamo chiedere perdono a Dio del male che ci siamo fatti e insieme possiamo invocare la comunione delle chiese. Ed è andato a lungo per fare questo. Vedete, sono gesti profetici di un uomo che sa umiliarsi per il dialogo. E così col mondo musulmano, la commissione tra l'Università del Cairo e quella vaticana sta facendo un lavoro veramente molto buono, un testo buono sull'amore. Attualmente stanno lavorando sulla libertà di culto e sulla accettazione della pluralità delle religioni, cammino certamente più lento, contrastato, e indubbiamente mi rendo conto, ma lui vuole assolutamente questo dialogo. Per lui è veramente molto importante. E infine, negli Evangeli Gaudium non c'è. Il Papa non ha ancora appreso, perché il Papa impara a fare il Papa, non ha ancora appreso né messo nel suo bagaglio la categoria della sinodalità. Non troverete questa parola nell'Evangelii Gaudium. Troverete alcune parole dette dopo l'elezione che dice dobbiamo camminare tutti insieme. Tutti insieme. E poi poco per volta il Papa comincia a capire che la sinodalità è qualcosa che è reclamato col dialogo con le chiese ortodosse, la cui struttura è sinodale. Ma non si ferma qui e capisce che la sinodalità ortodossa non gli è sufficiente. E un giorno lo dice, ci deve essere la sinodalità, ma non quella degli ortodossi, cioè un organismo attorno al patriarca, attorno al Papa nel nostro caso. La sinodalità deve essere un cammino di tutta la Chiesa, i fedeli che camminano con i presbiteri con i vescovi e i vescovi col Papa. E addirittura ci dà un'immagine sconvolgente. Se la Chiesa è una piramide, avete presente nella locuzione finale al sinodo sulla sinodalità, è una Chiesa che è una piramide capovolta. In alto c'è il popolo di Dio, al suo servizio i preti, al servizio dei preti del popolo di Dio i vescovi e servizio di tutti il Papa. Questa sinodalità la Chiesa l'ha mai avuta. L'ha mai avuta e non la conosce. È una novità assoluta. Finora il sinodo era imparentato con la collegialità, parola usata dal Concilio Vaticano II, e mai sinodalità. Ma questa che vuole il Papa, e voi sapete che venerdì scorso è uscito un testo della Commissione Teologica Pontificia chiesto dal Papa per dire che cos'è la sinodalità, è il grande cammino. Tutto da inventare. Noi ci fermiamo, attenzione, a dire che comunque nel Magistero del Papa e dell'Evangelii Gaudium c'è una Chiesa fraterna, in cui tutti sono fratelli. È chiaro, questo l'abbiamo sempre detto, ma l'abbiamo forse capito? Ieri sera dicevo all'assemblea dei fedeli, dei catechisti, quello che vi ripeto anche voi, per farvi capire che non è una bizzarria mia. Voi andate alla prima lettera di Pietro. In due passaggi, Pietro, lui al quale Gesù aveva detto io fondo su di te la mia chiesa, ecclesia, non usa il termine chiesa. Siamo attorno al 90, dopo Cristo. La chiesa ovunque si chiama chiesa, tutte le lettere di Paolo, l'Apocalisse, le lettere cattoliche, chiesa. Pietro, colui su cui è fondata la chiesa, si rifiuta di dire chiesa, usa due volte il termine adolfotes, che non c'è in tutto il greco classico. E i traduttori della Bibbia Cei, così tonti, hanno tradotto amore fraterno. No, amate la fraternità,
Adelphotes, nome della Chiesa. E poi al capitolo 5, conoscete a memoria questo testo, fratelli, siete sobri e vigilanti, perché il vostro nemico, il diavolo, cerca una preda da divorare, resistetegli forti della fede, perché queste sofferenze sono imposte alla fraternità, alla Adelphotes che è nel mondo, ento cosmo. La Chiesa è una fraternità, prima di essere sposa di Cristo, prima di essere corpo di Cristo, prima di essere tempio dello Spirito, prima di essere popolo di Dio, è fraternità, siamo fratelli. E lui arriva a dire, nell'Evangelii Gaudium, che c'è un fiuto di questo popolo di Dio che lo rende infallibile in credendo. Questa è la novità. Perché tutti voi, se io vi chiedo chi è infallibile nella Chiesa, voi mi dite il Papa. Quelli un po' più aperti dicono il Papa e il Concilio. Il Papa dice c'è un'infallibilità nel popolo di Dio incredendo. Ripesca Müller, ripesca Newman, il sensus fidei che era mai stato detto come infallibilità. Il Papa dice nel popolo di Dio che dipende dalla fraternità dei battezzati. Insomma, oserei dire, in questa lettera ci sono davvero degli iceberg che vanno esplorati, ma che sono molto importanti per ispirarci a vivere un paradigma della Chiesa diverso. La Chiesa nella sua essenza resta sempre l'una santa cattolica apostolica, ma i modi di vivere sono diversi. La Chiesa medievale non è la Chiesa tridentina, la Chiesa tridentina non è quella del Vaticano II. E adesso un balzo nuovo in questa nuova epoca di secolarizzazione ci chiede di creare una nuova forma di Chiesa. Il Papa apre la strada e la formula Chiesa in uscita significa questo. Mi fermo qui, ripiglieremo con altro tema dopo. Spero che di essere stato sufficientemente chiaro, anche se le cose da dire erano molte.